Bella, Neptu. Gamba al piccione, socio. Mi cambia perché le persone ignoranti hanno potere decisionale. Votano se la maggior parte delle persone ignoranti... Metta. Ma pensare che la terra sia piatta rispetto alla politica non cambia niente, Corai, però, eh. Cioè, capisco il tuo punto di vista, ma essere ignorante a livello scientifico, biologico, non credere a quello che dicono gli scienziati è totalmente diverso rispetto all'esposizione politica che puoi avere, eh. Sono due ambiti un po' diversi. O mi stai parlando di stupidità e non di ignoranza? Sono andato a dare piatto, facilmente chiedo altre boiate. Mitta, io non è cattiveria. Ma non so quante persone qua dentro fumano. Nelle sigarette c'è scritto letteralmente che vi ammazzano. Chi è lo stupido? L'80% della popolazione fuma sigarette. C'è scritto letteralmente che vi ammazzano. Chi è lo stupido? Cioè, siamo venuti a fare una discussione di chi è lo stupido o meno? Ognuno si fa abbindolare, secondo me, da quello che vuole farsi abbindolare. Punto. Non esiste la stupidità generica. Il mio parere. Io non fumo crack. Sì, è solo per dire che cioè, è stupido fumare se c'è scritto che ti ammazza, giusto? È una cosa oggettiva, no? Come è stupido bere Coca-Cola perché fa male al fisico. E io la bevo. È una cosa stupida, giusto? Però lo faccio lo stesso. Perché? Perché mi piace. Punto. Però questo non vuol dire che... Capito? Vuol dire... Capisco, Gian. Però mi hanno dato quest'anno di chitarra, Blitz Out, Alien Out, le Semi Out, Granny South, di chitarra, sta morendo, non c'è un sonno per te. Però è una coincidenza? Io penso che la coincidenza non sia che è lì che stiamo morendo, penso che Twitch stiamo morendo, che sia quella il problema. Agli streamer, mate, non li sta annoiando di streamare il videogioco, agli streamer li sta annoiando di streamare. Se capì? Ora, lasciando Blitz che è stato bannato e comunque streama da poco, ma Karen si streama già da tanto. Ma guarda, come ha detto Greg the Healer, dalla mia esperienza da persona ignorante, mi fido di imparare a fare che sono ignorante su molteplici campi. Ma ignorante è una cosa diversa rispetto... Ignorante è una cosa diversa. Tipo, ad esempio, sono ignorante in ambito biologico e non mi interessa imparare l'ambito biologico. Non mi interessa, non ho il minimo interesse perché a me non interessa. Allora che vuol dire che sono ignorante su molteplici campi? No, non mi interessa semplicemente. Tu stai confondendo l'ignoranza con la stupidità, secondo me. Non so perché ignorante viene visto come un'offesa, ma non è un'offesa essere ignorante. Sì, mate, Greg, quello che sto dicendo io è che non vuole più portare League perché League è comunque quello che gli porta più views su Twitch. Ok, lui sta riversando il suo fatto. Ma te lo dico perché è successo anche a me. Succede anche a tantissime altre persone. Sta riversando il fatto che lo stream li sta pesando perché Twitch un po' abbassa i guadagni. Ragazzi, io vi assicuro che se voi lavoraste in partita IVA e vedreste che da 3.000 euro passate a 1.300 euro di guadagno, ve lo darebbe al culo. O no? Allora, da lì il cervello pupù catta e inizia a farselo per culo. Oddio. Nel primo streamer è tutto ok. Meno male che sei un pro di poker, ma meno male, Neptu, sennò stiamo sotto una bara. Che gli è la Neptu? 8 anni su Twitch. L'ho vista di tutti i colori. La differenza però è che tu se sei ignorante su un argomento non stupido, riesci non esprimerti e lasciar parlare rispetto all'argomento. Se invece sei ignorante e più impegnato di stato, vuol dire che ci ho studiato la base. Sì, ci può essere della stupidità alla base, dipende come ti poni. Dipende tutto dal modo in cui ti poni. Potenzialmente. Ma tipo, ma su una cosa se la terra è piatta o meno. Cioè,
Ma allora, io non sono studiato, non ho studiato psicologia, non ho studiato gli ultimi 150 anni d'umanità. Io vivo nel presente e noto che nel presente ci sono molte più persone triste rispetto a felici. Poi allo stesso tempo ho sentito i racconti dei miei nonni, che hanno veramente passato la fame, e mi hanno detto: tu non sai cosa vuol dire essere triste. Ok? Perché io ho passato la fame, ho fatto la guerra e tu non sai cosa vuol dire essere triste. Però allo stesso tempo erano felici. Dopo che è passata la guerra e tutto, erano felici perché forse dal fatto di avere nulla hanno avuto tanto e questo li ha resi felici. Però poi mi sono chiesto, allora, avendo queste informazioni, com'è possibile che nel giorno d'oggi siamo tutti tristi eppure viviamo in un'epoca nel quale comunque è facile raggiungere tutto, che possiamo avere tutto, no? Ok, possiamo avere tutto, però perché siamo così tristi allora? Allora torno indietro e dico, ma qual è il senso di andare su Marte, di esplorare ancora di più la galassia, se noi di base siamo tristi, non siamo felici, la maggior parte delle persone non sono felici? Qual è il senso di andare a cercare altrove, piuttosto che cercare qui? Giusto? Questa per me è stupidità. Però vedi, il concetto che ho io di stupidità è totalmente diverso rispetto al concetto che te. Perché io mi concentrerei molto di più sul capire perché la gente è infelice, piuttosto per sapere o farmi spiegare perché la Terra sia tonda o meno, sia sferica o meno. Non mi interessa. Capito? Qual è la vera stupidità allora? Essere felice sapendo che la Terra, credendo che la Terra sia piatta? O essere triste sapendo che la Terra sia tonda? Chi lo sa chi è veramente stupido? Veramente. Ci facciamo le domande sbagliate, bro. E quante risposte sbagliate ci diamo? Il vino sta facendo un po' effetto, mo sta arrivando il corso in vino Veritas, mo pare di qualche cazzata in più. Ti sono loro nei loro libri. Il proprio potere di tristezza bene alle cose, col potere in base a quelle che hai. Se non hai da mangiare. No, ma la felicità, ragazzi. La felicità è una cosa che, per mia esperienza personale, vivi solo nel presente. Ok? Nel momento presente, se tu pensi al passato o al futuro, è difficile che sei felice in quel momento. Capito? Tu la felicità te la godi nel presente, capito? Non nel futuro. Cioè dici, qua cazzo, mia moglie è incinta con un bambino. Sì, ma te lo stai godendo adesso perché sai che avrai un bambino, ma te la stai godendo adesso nel presente la felicità, capito? E poi, te lo sai una cosa, però non è manco colpa nostra sta cosa. Ma la pressione sociale che si ha. Cioè, io mi ricordo, cioè, mia madre, quando era giovane, per comprare casa, aveva chiesto un mutuo di una volta e mezzo quello che. Cioè, lei aveva chiesto un mutuo di 50.000 euro, per dire, e io ne ho dato 125.000 a loro. Pensa ai soldi che c'erano. Cioè, mo tra poco, se chiediamo 50.000 euro di mutuo, gli dobbiamo dare 70.000 e non riusciamo ad averceli. Cioè, vi rendete conto? Di che stiamo a parlare? Tanta pubblicità, bro. Oh, mi ha chiamato con l'attacco doppio potenziato. Porco me. Non sapevo ce l'avesse. Santo Dio, my bad. With Sam. Colpa mia, colpa mia. Speriamo non muore anche lui qua, se no è un casino. Questo qua è l'assist, butta via. Sto guizzando contro quel team. My bad. My bad. Io, tu le cose passate di solito tende a cacciare le cose brutte, tende anche dalla propria esistenza personale. Ovvio, ovvio, ognuno poi si basa su quello che ha percepito. Neanche quello che ha vissuto, su quello che ha percepito da quello che ha vissuto. E credo non ci siano risposte corrette o sbagliate. È un po' la cosa che si sono queste cazzate, c'è quello che è meglio o peggio. Esatto, non c'è sbagliato giusto, ma questa cosa è vero. Cioè, ma poi non si sa perché c'hanno. Ci sono queste cose di fisse, tipo che l'ignoranza è un problema, ma perché è un problema? Se io sono ignorante in ambito medico perché non mi interessa la medicina, perché è un problema? Perché? Hanno fatto passare come se l'ignoranza, pure beata ignoranza, ma beata che? Ritardato di merda. Tu sei un coglione. Ciao, Vizil. Arriva top mastery.
Okay. Invece chi si deve aiutare chi non ha studiato in quell'ambito, altrimenti si deve ufficiare di persone. Esatto. Ma che bocce viene? Un bicchiere ancora sta qui. E più cose ignori, più sei influenzabile dagli altri. Ma non è vera sta cosa, ragazzi. Non è vera. Influenzabile su cosa, Manita? Non è vero. Influenzabile sul campo che non conosci? Ma non è vera, Manita, pure questa cosa, cioè. Cioè, sicuramente la conoscenza. Sicuramente la conoscenza. Se mi si rompe la macchina. Vabbè, certo, nei 6-0 sei più influenzabile. Non è che sei più influenzabile. È che sicuramente ci sono persone che hanno studiato quel campo e ti fidi di loro. Ma non ha fiducia la tua. Se c'è un problema alla macchina, potessi anche tu metterti a studiare adesso e capire che problema hai e risolverlo. Certo, credo che intendi. In quel caso sì, diciamo, sei più manipolabile, quello è vero. Però se fosse così, vorrebbe dire che non vivresti. Cioè, perché non puoi conoscere tutto. Cioè... uno esegue quello di interesse e poi fidarsi delle persone. Infatti sarebbe bello se tutti si potessero fidare l'un l'altro. Però no, cioè, oggi non ti puoi più fidare di nessuno, ragazzi. Cioè non ti puoi più fidare manco di tuo marito o tua moglie. Bella sguizzo, vedilo, 59 mesi di uno, si va ai 60. Rinvenuto dei cani cane, bro. Cioè non ti puoi fidare manco delle persone che ti stanno più vicino oggigiorno. Solo di te stesso ti puoi fidare. Solo di te stesso. Del te che parla col muro al soffitto, perché in quel momento solo te stesso, capito? Questo è stesso, una volta che hai total self-awareness, sei immediatamente capace di trovare la pubblicità. Riguardo all'ignoranza, è stupido sicuramente di imparare persone che possono dare la propria opinione senza essere conscienti di quello che dicono. Sì, quello sicuramente è sbagliato di base. Uno non dovrebbe dare opinioni di qualcosa che non conosce. Il problema è che ognuno le cose le conosce a modo suo, però, Cioè, tipo, io mi ricordo, mia nonna non ha studiato medicina, per dirti, no? Ma non ha studiato medicina mia nonna, ignorantissima mia nonna, terza elementare aveva. Eppure c'ho tutti questi piccoli rimedi medici, tramandati da nonna a nonna, da nessun dottore, che quando stai male, facevi quella cosa e funzionava, mate. Vai a capire. L'ho letto il bot, no, vabbè, l'ho letto qualcosa. Qua ci vanno cosa vincono 60 mesi. Un pezzo di cazzo su questa. Allaghi, Gabian, ma niente di fidati. Ai ai ai. È morto. Per poco ti riuscite loro, stanno a posto. Buono. La gente sta agendo l'abitante della massa, almeno che lo sente fare quello che mi rende felice. È tutto qui, sbagliato. Certo, è sempre quello che ti rende più felice, fa. Sempre quello che ti rende più felice, questo c'è. Fidatissimo. Sempre quello che ti rende più felice, devi fare. Sto io non stai ta, ragazzi, eh. Ma in teoria è più difficile solo perché hanno aggiunto un elo. Sto chiedendo cosa si possa vincere. The spirit realm is strange. A mirror and inverse of our own. Ho trollato.
Getrollato. Vado a buttare giù i chili che ho di troppo buon continuo. Ciao, bro, buon, vai a buttare giù tutti, mate. Miglioriamo durante un po' questi zombie, chat. Miglioriamo durante un po' questi zombie. Katana. Katana, katana. Mate, tutta roba che c'ha munizioni. Ti abitui troppo bene poi. No, ma c'ha munizioni, ti abitui troppo bene, mate. Katana, corpo a corpo, bro. Bravo cane. Che schifo, sto già malissimo. Metti, io prendo po, 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 po. Poi ti abitui col mitra, ti abitui. Finiscono le munizioni, ne trovi più, che fai? Io. I legnò grasse foglie, metti meglio morto. Vai, lanci tu sorella, bro, che ce frega. Ma pure l'arco va bene, comunque le frecce bene o male te le puoi costruire volendo. Bot. Sì, l'arco è più difficile, però comunque tipo fa, cioè parece più facile l'arco. Botte quasi presa. Meglio così. MB. Bella trollata che ho fatto, my bad. Se c'è una corda di un'orda di zombie, avete sicuramente un'arma con munizioni, se uno o due magari una. Sì, però il problema è sicuramente l'orda di zombie le eviti, no? Se sei corpo a corpo. Però il problema qual è? Che se tu ti abitui con le armi a fuoco, le armi da fuoco, è che poi dopo un po' finisci munizioni, è difficile riprodurcele. E sei abituato a queste armi da fuoco. E questo che vuol dire? Vuol dire che te si lurano poi. Mate, io arco, katana, mate. Poi ti fai una base col ponte levatoio. Certo, Demo, quello sì. Anche ninja con i coltellini. Coltellini, sono ninja con i coltellini. Vabbè, però l'arco, diciamo che la corda è facile da reperire e da rifare, magari. Bravo, Jarvan, fatte le seghe. Thank you.
Era guardito. Madonna, non so che danno fa. Tutta questa cosa vedo già le skill e poi ne vedo già le. Ma perché passate da là? Overkill. Oh, con la fionda. Ma più che altro la carne del zombie, secondo me la cuocete se la potete mangiare. O no? Io probabilmente proverei a scoparmi anche una zombie. Voi chat? Sinceri, sinceri. Sinceri. Non rischierei. Huh? Huh? No, no, no la bocca. Poi morde è un casino. Eviterei. Quindi non lo fareste. Già fatto. Ti trasmette il virus. Più, almeno muori che hai scovato una zombie, bro. Ha mettato pure a me. Non ho preso per nient'altro qua. Oh, oh. Quest'altra. Te perché lo faresti per idea? Già fatto, non riusciamo a scrivere la tip. Se così non ti trasformi. Ecco, il preservativo, sì, ovvio, ovvio. Sì, senti, si può fare, si può fare. Ah, capito, demo. Boom, 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 boom. Boom. Prendiamo i Grax. Ma sì che la fai, demo. Ma levategli i denti. Ma che ti serve, capo? Levategli quei cazzo dei denti. Bello. Wow. Il game, eh? GG ragazzi. Finiamo, vediamo tra 100 settori mettono anche su Slappy Ball. Ma è impossibile, mate. Una settimana fa le mettevano tra 50 ore. Quelli fanno come cazzo gli pare, mate. Ci stanno a prendere in giro. E stanno a prendere in giro, ci stanno, mate. Ok. Yone Game 2-1. Buona, buona. Buona, buona. Abbiamo fatto 4 win 3 lose oggi. 7 game pronti da caricare sul canale Uncut. Non male, direi.